Vado? Allora, ciao a tutti. Tutto ringrazio l'oratorio di Leno, qui presente con alcuni giovani che mi danno la possibilità di fare questa intervista, chiamiamola così. Mi chiedono di fare un po' un resoconto di questi anni passati a Leno. Beh, sono arrivato da Manerbio e prima ancora da Calcinato, dopo un'esperienza di oratorio. Ho succeduto a un totem vivente che era Don Luciano e mi sono messo in questa pastorale familiare che per me risultava nuova. Ho trovato quindi già un terreno ben avviato, già arato, per usare un'immagine bucolica. Questi 8 anni sono stati anni molto belli, soprattutto perché ho esercitato il mio essere prete diversamente dall'oratorio, dove è più impostato sulle attività, le iniziative, più sul discorso della relazione con le persone. Quindi anni contrassegnati dall'accompagnamento verso le famiglie, verso le coppie, anni dove il mio bagaglio personale di relazioni si è davvero molto molto arricchito. In questi anni devo innanzitutto ringraziare i sacerdoti con i quali ho lavorato, prima Monsignor Targhetti, poi Monsignor Giovanni Palamini, i sacerdoti dell'oratorio, Don Carlo, ora Don Davide, Don Renato, un saluto anche poi, un ringraziamento anche a Don Riccardo e Don Alberto e soprattutto anche a Suor Graziella che mi ha sempre accompagnato in questi 8 anni. Sono stati anni dove non sono state fatte cose straordinarie, perché l'accompagnamento alle coppie, alle famiglie viene fatto nella ferialità, nell'ordinarietà, dove si condivide soprattutto i momenti belli, ma soprattutto i momenti di fatica. Quindi ripenso a tanti volti, tante storie, tanti vissuti, famiglie in difficoltà, famiglie anche che si sono separate, famiglie con problematiche relative ai figli, o legate anche incomprensioni, ubeghe o fatiche nei rapporti anche nelle famiglie. Anni comunque davvero molto intensi. Sicuramente sono stati anni nei quali mi sono arricchito dal punto di vista di relazioni, di esperienze legate proprio alle problematiche familiari. Unitamente anche metterei anche l'esperienza di studio dei 2 mesi lo scorso anno presso l'Università Pontificia del Laterano. Se mi avessero mandato parroco dopo l'esperienza oratoriana di Manerbio, sarei stato così un po' più spaventato. Ora vado ad Azzano con più consapevolezza. Rispetto al primo anno, primo anno appena arrivato qui, chiaro che è un po' tutto nuovo, ma soprattutto anche il conoscere persone, perché per noi sacerdoti è importante più che il fare, è quello di conoscere, entrare nella realtà di Leno, una realtà di Leno dove la gente di Leno vive già una sua spiritualità cristiana bella consolidata, bella solida, e si è trattato proprio di entrare dentro. Devo dire che sono stato ben accolto, perché la paura di succedere a un Don Luciano, che è un po' un monumento vivente, c'era comunque. Devo dire che questo, la comunità cristiana di Leno si è davvero rivelata matura, perché mi ha accolto molto bene, questo mi ha agevolato parecchio. In questi anni ripenso anche all'esperienza del Grezzo a Mizzanello, dove è iniziata così praticamente per caso una scommessa. I primi anni eravamo 40-45 bambini, poi siamo arrivati quest'anno a, tra bambini e animatori, 170 e più persone. Anche questa è un'esperienza davvero molto bella, molto significativa. Ripenso anche in campi scuola, in montagna, soprattutto in questi ultimi anni, dove i numeri sono sempre stati davvero molto alti. Quest'anno poi tocchiamo proprio il picco, perché abbiamo sia nei 2 turni proprio più di 100 persone. Adesso mi aspetto una nuova esperienza, dove vado come parroco ad Azzano. Il vescovo deve avere molta fiducia negli azzanesi per mandarmi come parroco, e vado molto volentieri. Chiaramente è dispiaciuto, perché comunque si interrompono relazioni, legami costruiti in questi 8 anni, e vado dove, in una realtà dove devo esercitare un po' il mio essere prete, la mia paternità a 360 gradi, perché là sono solo, quindi dovrò un po' pensare alla pastorale
dai bambini ai giovani, adulti, anziani, e vado nel nome del Signore, ecco, nel senso che vengo mandato, non ho chiesto nulla, il vescovo mi manda, vado con fiducia, vado, ripeto, dispiaciuto, ma anche così, anche con una certa gioia e entusiasmo. Che dire, è stato un cine anche qua, anche a Leno, insomma, vado via davvero molto, molto carico per questa esperienza e affronto questa nuova avventura, questa sfida ad Azzano, pur dispiaciuto perché comunque vengono, come dire, interrotti alcuni legami, però si va nel nome del Signore, si va proprio per portare frutti di bene in un'altra vigna che è quella di Azzano. Grazie a tutti e buon cammino.